tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Shiver e ragazzi oggi voglio parlare insieme a voi dell'arrivo tra pochissime ore della settimana numero 8 su Fortnite. Settimana molto molto interessante, settimana molto importante ragazzi, anche per quello che riguarda i vari spostamenti del cubo in mezzo alla mappa. Oramai ragazzi, questo cubo sta facendo un po' quello che vuole, parte da una montagna, finisce a lande, poi va di là, adesso, cioè, ma ragazzi, ma guardate dov'è adesso il cubo ragazzi, incredibile, è salito addirittura sulla montagna là vicino a lande letali ragazzi, incredibile, incredibile. Settimana numero 8 ragazzi, che sarà molto molto importante per molti di voi, per me compreso, perché finalmente arriverò a sbloccare il Ragnarok e farò di certo un bel video reaction su quello che, non lo so, sarà la mia reazione allo sblocco del Ragnarok. Vi ricordo ragazzi, in forma completa, perché io penso di aver già fatto 500.000 di punti. Intanto andiamo a dare un'occhiatina giusto al cubo, perché anche io ragazzi ieri sera ho fatto l'evento a Cattolica insieme a voi in diretta, mi sono un po' perso il cubo. Come che fai tu a restare così in piedi? Guardalo qua. Oh! Vabbè, madonna, questo cubo è veramente una cosa veramente incubante, incubatrice ragazzi. Comunque, vi stavo dicendo, parliamo ragazzi della settimana numero 8, delle sfide della settimana numero 8. Cerchiamo di trovare il modo migliore e il più veloce per poterle portare a termine. Sfida numero 1 ragazzi, 5 stelline, battaglia, piazza, trappole. Molto semplicemente ragazzi, 10 le trappole che dobbiamo piazzare ovunque. Non c'è scritto che dobbiamo killare un nemico, dobbiamo solo posizionare le trappole, quindi molto easy ragazzi, le troviamo, le piantiamo giù e siamo belli tranquilli che la prima sfida ce la siamo portati a casa. Andiamo avanti ragazzi con la sfida numero 2, quella dove dobbiamo eliminare i giocatori, shotgun elimination, quindi eliminazioni con fucile a pompa ragazzi. 10 stelline per questa sfida che fa parte del pass battaglia gratuito, un livello del pass battaglia garantito. Andiamo avanti ragazzi, tornando invece a una sfida da 5 stelline, fai danno con il piccone ai tuoi avversari. Dobbiamo fare un totale di 250 danni con il piccone ragazzi, quindi la mia idea è quella di giocare in team. Al momento in cui buttate a terra un giocatore con un'arma, andate giù a picconarlo di prepotenza, due giocatori e mezzo ragazzi, e ci siamo fatti la missione senza troppi problemi. Proseguiamo ragazzi con un'altra missione da 5 stelline, usa Rift in diverse posizioni per un totale di 10. Chi non si ricorda cosa sono i Rift ragazzi, sono i portali, quelli che ci sono sparsi in giro per la mappa, dove possiamo buttarci dentro e planare nuovamente da un'altezza molto molto elevata. Ma non sono qui a boschetto blaterante a caso ragazzi, perché boschetto blaterante, buonasera, boschetto blaterante, sì, bosco blaterante, sei veramente uno, l'acqua di mare ti fa male. Come si dice, c'è la missione dove dobbiamo trovare le chest ragazzi, 7 chest a bosco blaterante. La prima, eccola ragazzi, la vedete, dove c'è il camper rosso. Le altre ceste le andiamo a vedere insieme, mentre intanto ragazzi non vedo l'ora di avere questo Ragnarok a livello completo sbloccato, anche perché sbloccandolo farò la stessa fine di Omega nella scorsa season, dove al momento in cui ho raggiunto a livello 100 mi ha dato tutte e quattro le fasi di Omega più tutti e quattro i LED in un colpo solo. E vi devo dire ragazzi che Omega con i LED viola è veramente meraviglioso. Andiamo avanti ragazzi, siamo arrivati, abbiamo visto il primo chest là in fondo, qua ce ne sono altri, li vediamo bene direttamente stando sopra al labirinto. Qua ce n'è un altro, poi ce n'è un altro anche qui se non ricordo male, dipende, eccone qui un altro e siamo già a 3 chest. Dovrebbe essercene ancora uno nell'angolo. Qua c'è un lama, salve,
eccolo qui ragazzi. Poi ovviamente c'è la possibilità che ci sia il chest sopra, eccolo qua. E se tutto va come penso io, potreste trovarne uno anche qua, eccolo. Questi sono i chest del labirinto, ma non sono terminati. Potete ragazzi tranquillamente proseguire lasciandovi il labirinto alle spalle, o comunque planare all'esterno del labirinto per cercare di avere fortuna e trovare un chest che è vicino al camper infossato. Vediamo un pochettino, eccolo qua il camper infossato, non lo ricordavo bene. Come vedete ragazzi c'è un altro chest che ci aspetta e che possiamo tranquillamente raccogliere per la missione, proseguendo verso più la parte esterna del bosco. Dovrebbe esserci un altro chest ancora, vediamo un pochettino se lo troviamo sopra un... qua ce n'è un altro, non era questo quello che volevo farvi vedere, ma qua ragazzi sul bordo esterno del camioncino c'è un altro chest. Qua intanto arriviamo al bunker, e il chest che voglio farvi vedere, l'ultimo interessante che potreste utilizzare per fare la missione, si trova là più avanti. Quindi mentre lui corre allegro verso il chest, noi andiamo avanti a leggere le missioni ragazzi, dove c'è la missione della stellina. Cerca in mezzo a tre sedie oversize, quindi a tre sedie giganti. Vi faccio vedere dov'è ragazzi la stella, intanto eccolo, lo state vedendo, l'ultimo chest che ci interessa, eccolo qui ragazzi sul tavolo da picnic. La sedia che volevo farvi vedere ragazzi miei, quindi facciamo una cosa un pochettino più veloce, visto che almeno ci possiamo capire meglio ed essere un pochettino più chiari. Rientriamo nella modalità parco giochi, atterro direttamente dov'è la location, in modo che anche voi vediate con precisione dov'è il punto esatto della stella segreta che ci garantirà ancora un livello del pass battaglia. Sto per scendere ragazzi, praticamente dobbiamo andare, abbiamo capito tutti qual è la sedia grande, è quella della città della sedia. La precisione ragazzi è qui. Questi scusate, tre oversize, non penso che sia seeds, ma penso che sia alberi, tre alberi giganti, forse è stato tradotto male dall'inglese all'italiano, perché adesso vedendo sulla minimappa che mi è stata gentilmente fornita dai miei ragazzi, dai miei leakers che mi seguono sul gruppo Telegram, vi faccio vedere ragazzi che la posizione corretta per l'atterraggio, eccoli là ragazzi, sono i tre alberi giganti che ci sono vicino alla città della sedia. Quindi una volta atterrati là, adesso vi faccio giusto vedere per darvi un'idea più chiara, troveremo, che vi è in su dal sabbione, troveremo la stella che ci garantirà 10 stelline del Battle Pass. Ultima missione ragazzi, mentre lui plana con grande gaudio, è una missione particolare, una delle missioni che ci hanno abituato in queste ultime due settimane, quelli di Epic Games, a vedere, quindi quelle un pochettino più particolari. Abbiamo visto quella dove dovevamo cercare un forziere in ogni location diversa, avevamo visto anche quella dove dovevamo killare una persona in ogni location diversa, e qui ragazzi Epic Games si ripete di nuovo. Dobbiamo fare come prima missione eliminare un avversario a Greasy Groove, e Greasy Groove tradotto in italiano, voi lo sapete sicuramente meglio di me, Lock Shooter c'ha la salsedine, noi ci vederlo, è il boschetto bisunto, il grande Greasy Groove. Quindi prima eliminazione a boschetto bisunto ragazzi, la dobbiamo fare qui, l'avete visto meglio di me. Seconda eliminazione ragazzi, intanto ecco, penso che la stellina verrà su indicativamente, o viene su da qua direttamente, o comunque la posizione è sicuramente in mezzo a questa parte di terra battuta. Io credo sinceramente che la stellina verrà su esattamente qui. Seconda eliminazione che dobbiamo fare, killare un avversario a rifugio ritirato, e terza fase della missione, terza eliminazione, killare un avversario a lande letali. Beh ragazzi, questa era tutta la season, la settimana 8 completa per voi. Spero che questo video vi sia piaciuto,
Spero che apprezziate, anche se la qualità non è sempre al top, ma sono in vacanza, ragazzi, più di così non potevo assolutamente regalarvi. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo questo pomeriggio in live e il video reaction del Ragnarok magari lo facciamo insieme, non lo so. Noi ci vediamo presto, ciao!